I passi di Alice. L'asilo comunale di Via Verdi a Modugno è stato intitolato alla piccola Alice Mele, scomparsa a soli 2 anni nel 2018 per un presunto caso di malasanità. Alla cerimonia c'erano i genitori Nicola e Rita Brescia, oltre al sindaco Nicola Buonasia, l'assessore Tania Di Lella e all'onorevole Ubaldo Pagano. Un momento toccante che ha coinvolto non solo la comunità scolastica ma anche l'intera cittadinanza. Nell'atrio dell'edificio scolastico è stata scoperta una targa, poi i genitori di Alice hanno liberato palloncini bianchi. Oggi mettere in campo una intitolazione di un asilo nido comunale, per noi un fiore all'occhiello della città di Modugno, in nome della piccola Alice Mele, assume un significato importante oltre ogni modo, un significato che porta con sé un senso di speranza, di sguardo orientato al futuro, un significato che porta a non dimenticare quello che è accaduto affinché gli errori del passato non si ripetano, ma soprattutto ad immaginare che la nostra città possa essere in grado di ampliare un'offerta formativa, di rendere gli asili nido e in particolare questo asili moderni al passo con i tempi e in grado di accogliere tutte le necessità dei nostri bimbi. Sono genitore di 3 bellissime bambine, 2 peraltro piccolissime di appena 21 mesi e attraverso quel sorriso mi sono ritrovato nel dolore dei familiari che oggi erano qui presenti, ma quel dolore oggi è anche un momento di speranza perché la mamma è in attesa di un nuovo bimbo e questo significa che la vita ha prevalso sugli istinti più negativi.